È stato ucciso un ragazzo e in America c'è uno sconvolgimento. Il presidente è stato messo alle strette, c'è gente che tutti i giorni è inginocchiata così. Qui in Italia imprenditori si suicidano, in ginocchio non si mette mai nessuno, mai. Richiama alla protesta antirazzista che sta infiammando l'America a Pasquale Naccari, presidente dell'Associazione Ristoratori Toscana, che da Volterra così rilancia il grido d'allarme della categoria più toccata dal post-lockdown. Il turismo azzerato colpisce soprattutto le città e borghi d'arte, come la cittadina etrusca in provincia di Pisa, particolarmente segnata nel pieno della stagione. Già il danno è stato subito in questi due mesi, che è stato devastante sotto alcuni aspetti, perché insomma, la parte più consistente della stagione turistica è quella dei ponti del 25 aprile, del 1 maggio, della Pasqua, che se ne sono andati. Gli strumenti che arriveranno, c'è il rischio che siano strumenti importanti sicuramente, e credo che questo vada reso merito a chi ha combattuto questa battaglia. Però magari arrivano in ritardo. Noi volterrani siamo abituati alle nostre mura, capito? Però vedi, i problemi non sono solo a Volterra, i problemi sono anche fuori. In Piazza dei Priori, davanti al comune, distanziati l'uno dall'altro, tante le partite IVA che sono scese in strada per raccontare la loro storia di triste, ordinaria difficoltà. Insieme ai ristoratori, per esempio, in tutta la Toscana, che Volterra sto weekend farà i parcheggi gratis, per esempio. Dai sindaco, parcheggi gratis.